Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. I media sono io, c'è problema. Perché? No, i media sono io, tu sei bassa, vedo. Io poi la coppa. La coppa? Ma non lo vedi? Che a me mi hanno fornito la scala verso il successo. Sì, questa è la mia questa, scala. Questa, d'acciaio inox, si arriva verso l'immensità. Questa è la scala mobile, più tu la mandi su e più va giù. Guarda, c'ho la coppa. Con la vittoria alata. Sì. I media sono io, c'è problema. Ma se l'hanno data agli operatori, codesta. No, questa lei è mia. Guarda che c'è le cicche dentro, ma questa è la coppa mia. Poi Luca, mi garba Luca, Luca di addonne. Bah. Oh, 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 ah. Ad ogni modo, stasera c'è un best. Comunque godetevi che questo. Dei, che dei best? In meglio. Parli italiano. Parla godetevi questo pezzettino di 2 minuti, perché questo è veramente in meglio, visto che non c'è in maglia. E sicuramente chi è in meglio, ma quando non c'è lui le cose vengono, come dire, più filanti, più. Poi mi andava a farsi una lampada, un'altra lampada. Tanti meglio sono io, non c'è problema. Comunque tutto questo non avrebbe potuto accadere senza Luca Managlia. Per cui se lo trovate per la strada, picchiate lui, perché il responsabile è lui, è solo lui. Mettiamola così, i meriti ce li prendiamo noi, le botte datele ai Managlia. E io penso che con questo potete vedervi quello che... L'abbiamo montato, in meglio. Dipende da punti di vista. In meglio. Io dai il mio vado a mangiare, sicché ho una fame, ciao, in meglio. Ciao. In meglio, L'aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiuda la gran sor, che già con le rose sfida, carezza le fiori lo stuore. La sombra di corregato, intorno al creato già par, e tu non ti desti ed inguare.
Ai, que coisa boa, ai, que coisa louca. Você me amando, dizendo mais. E na onda do boli, boli, do mexe, mexe, a gente vai se amando loucamente, cada vez mais, mais. Loucura de vida, loucura bandida. Eu não sou um feminista, ecco. No, no, io sì. Io sì. Sì, io voglio essere femminile. Sì, lo vorresti tagliare agli uomini? No, tagliare no, comunque mi piacerebbe anche. Cioè, tagliare in che senso, no? Tu dici. Cioè, comunque io sì, sono femminista. Sei femminista? Io sì. E come mai? Ora. No, ma cosa dici? Ti hanno trattato male? No, a me non mi ha trattato male nessuno. Allora perché sei femminile? No, ma penso lei non ha capito giusto. No, no, l'ho capito, sì. Ho capito. No, capito. Io non capito, sono. Capito, no, sì. Per me no. Però dillo te perché è femminista. Femminista, scusa, cioè... Te pensi che l'uomo sia uguale alla donna? Per me sì. Cioè, te sei alla pari dell'uomo. Puoi fare qualsiasi cosa che fa l'uomo? Io, se possibile, la posso fare anche io uguale all'uomo. Oh, io no. Vedara mi si sta bene. Ci mantengono. La differenza fra uomo e donna, l'uomo, ma io non sapevo come rispondere per dire la verità. Ne sa, io non so, lui sa. Ma dall'uomo alla donna, l'uomo è l'uomo, la donna è donna. E lei lo vorrebbe un harem? Io veramente anche 10 mi vanno bene, sono giovane. E cos'è la differenza fra uomo e donna? E veramente la differenza fra l'uomo e la donna saranno uguali, non c'è più differenza. Non c'è più. Lei la tratta bene sua moglie? A voglia te. Sì. Di più quanto siamo sul letto. Dovevamo avere dei problemi a sentire Alessandro per quanto riguarda le fans, per quanto riguarda il trovare così qualcuno del sesso femminile che ci dasse la giusta relazione, ma questi marchi, questi segni che ci cospargono la fronte e non altre parti che non stiamo qua a sottolineare, dimostrano che invece siamo in grado, anzi molto più in grado di lui, di avere un grosso pubblico femminile. Una quantità di donne esagerate. Se ne trovate una. Sei girato tutto il palazzo, sono 5 piani, ragazzi. Cioè, impiegate, segretarie. Per trovare quella che ci desse dei baci finti sulle guance, in tutto il palazzo se ne trovate una. E pregandola e cercando di appellarsi alla pietà umana, qualcosa. L'ha fatto con riluttanza. Prima ha detto, ve li disegno da lontano. Di impesto il rossetto, dateveli da solo. Io ho detto non abbiamo le labbra da donna e lei niente. Così va il mondo. Pigliale tutte te, Alessandro, va, Cirenta te. E di molte bue da viaggiare in bicicletta, glielo dico io. Che cascano la bicicletta? No, cascare no, non si casca la bicicletta, ma c'è di molte bue, ci si strapazza, de farde ogni volta. Allora, senti un po', abbiamo qui signori Giorgio Scamorza. Senti, caro Giorgio, ma a te la situazione del traffico così congestionato, come la vedi a Prato? Mannaggia il governo, guarda il traffico, accidente al governo vile, il traffico è un problema, guarda, governo cane, perché c'è troppo congestionamento, troppo smog, inquinamento acustico, governo ladro. Scusami, Giorgio, ma perché ce l'hai con il governo? Io governo infame ce l'ho con il governo ladro? E ce l'ho per via del bollo, va bene? Come il bollo? Non mi è andata bene questa fatta della tassa del bollo. Troppe tasse, ci mettono le tasse su tutto, anche sull'aria si respira. E se uno c'ha l'asma, la sovrattassa perché ne respira troppa. E non mi va bene, perché te tu mi capisci, no? Se io pago l'assicurazione, no? E quando picchi mi rifanno la macchina. Sì. Ma il bollo, non mi serve.
1.350.000 lire per l'app con il rimorchio che ho io. Sì, no. Mi sembra un'esagerazione. Sì, no, governo, ladro infame. Sì, scusami Giorgio, scusami. No, te hai perfettamente ragione, però torniamo al traffico. Torniamo te cosa al traffico, mannaggia il governo, va. Cosa ne pensi delle soluzioni proposte dall'amministrazione pratese che è sensibile a questo problema? Guarda, accidente del governo, io già una volta ho dato una soluzione per parcheggio, ti ricordi, no? Sì, mi ricordo. Portarle via, ma ora per il traffico io avrei un'ideuzza mia, governo infame. Per... Vede, lo vede il ponte? Lo vede il ponte? Questo ponte Petrino è un ponte di grande afflusso, flusso, riflusso. Se ora noi si segasse lì verso il terzo pilone quei 5-6 metri di ponte, no? Ma ci viene un buco. Ci viene un bel buco, corsia est, corsia nord, no? Tutte e due le corsie tagliate nel mezzo. Accidentalmente la gente che la fa? La non se ne accorge e la infila dentro. E così si ferma il flusso. E non solo, si dà impulso al traffico fluviale che a Prato da tanto tempo non c'ha più governo ladro, come dire, questo impulso, no? Governo infame. Lo sai che? E c'è il sole, governo ladro, fammi andare via. Vabbè, grazie. Scusa una domanda. Secondo te che problemi ha Prato in questo? Io non sono di Prato, mi dispiace. Come mai sei qui? Perché ho mezza giornata libera e sono in giro. Di dove sei? Di Pistoia. Buongiorno, sono Pietro Arnetti. L'inchiesta di oggi è i soldi spesi male, anzi peggio, a Prato. Siamo qui davanti a questa incredibile struttura, una casa per i piccioni dal costo spropositato, e abbiamo giusto appunto il responsabile del comune per questa struttura. Buongiorno, innanzitutto come si chiama questa cosa? Piccionodromo. Ma come piccionodromo? Piccioniera. Ma no, non credo, le piccioniere sono piccoli, piccole feste. Piccionaia. La piccionaia in teatro. Picciofila. Andiamo per la picciofila. So. Chi è quell'uomo? Mi ha impressionato tantissimo, è uno, non lo so. Ah, non lo conosce, eh? No, Sua Eminenza. Va bene, senta, mi dica una cosa, ma qua dentro chi ci viene? Non vedo nessun piccione. Ci dormo io. Lei, ma non si vergogna, ma sarà pieno di guano. Dov'è l'iguano? Io posso. Cioè, ma quale iguano? Il guano! È ancora peggio! Tremendo! Come buono! Lei incredibile, quest'uomo dorme con il guano! Incredibile! L'iguano, io ho paura dell'iguano! Avrei paura anch'io, non morde, ma fa schifo! La bestia! Ma i piccioni! Quei pochi piccioni che entrano qua dentro! Cosa ne fate di questi piccioni? Ti tirate il collo? Li mangia! Cosa gli fate a questi piccioni? Li tratterete bene? Non è venuto neanche un piccione! Ah, eccola la verità! 2 miliardi spesi inutilmente! Come buona questo riesce a fare l'amministrazione a Prato! Prato, problema da mille una notte. Una domanda. Senti, secondo te a Prato che problemi ci sono? Tantissimi. Nella fattispecie? Ma non so cosa è adesso. Tantissimi nel senso che non c'è spazio, anche per i giovani, attività ricreative, eccetera. E cosa si potrebbe fare? Ma si potrebbe fare tante cose, però il problema è un po' anche il comune di Prato che non ci segue, eccetera. Ma perché non vi segue? Correte troppo veloci? No, penso di no. Perché vuoi essere intervistato? Perché sono stato ora a fare la visita militare e volevo raccontare un po' cosa mi era successo, no? Ho iniziato domenica sera andando a letto presto. E mi sono alzato, ho preso l'autobus a Patio Montifreddo, sono andato all'autobus senza il biglietto e non mi hanno beccato. Una grandissima fortuna. Non mi faccia ridere, signor intervistatore. Mi hanno subito riconosciuto, mi sono fatto subito riconoscere perché ci hanno fatto uno scherzo, no? Quando si fa il test c'è tutte le domande, siamo stati rapiti dagli spiriti maligni e queste cose lì, no? Hanno detto, pigliamone una a casa e prendiamolo in giro, diciamo, su dai. Che hanno preso me, mi hanno detto che pensavo della guerra, mi pronto là, no?
mi hanno detto, gli ho detto era brutta la guerra perché si moriva, insomma. Io ho cercato di sbagliare più domande possibili nel test per non fare il militare, ho detto venivo rapito dagli spiriti maligni, tutte queste cose qui, che volevo essere una donna. E però alla fine mi hanno preso lo stesso. Allora oggi c'avevo la vista generale, no? Stava tutto gobbo, mi ero portato gli occhiali da vista, dimmi nonno, no, li fa vedere perché, oh, se sono vicino di te. C'avevo per davvero, c'avevo gli occhiali da vista, tutto. Ho sbagliato l'esame di fiato, ho soffiato pianissimo. Poi ho sbagliato tutto, insomma, mi hanno preso lo stesso. Questi sono trucchi che conoscono. Probabilmente sarà per un'altra volta, la prossima volta che torno a fare la visita per il militare, non farò i soliti trucchi, tanto so che li sanno già. Secondo te, che sei una persona esperta, sì, che problemi ha Prato? Prato gli ha problemi della delinquenza. E poi? E basta. Ma sembra che tu sia te il capo della delinquenza a Prato. No, per carità, io sono una persona brava. Io non ho mai rapinato banca, non ho mai ammazzato nessuno. Io sono un libero cittadino. Permesso? Permesso? Buongiorno, signor ufficio di collocamento. Buongiorno. Io avrei bisogno di lavorare. Ho bisogno di lavorare, non mi trovi da lavorare per piacere. Ho bisogno di lavorare. Ma con la crisi che c'è, abbia pazienza. Come? Poi, con il viso come là, lei, che lo vede che viso? La si accomodi, via, la si accomodi. Non mi accomodi, non c'è. La si accomodi il colletto, lo vede? Non la va acconciato in questa maniera. Ma mi scusi, come fa a trovargli un lavoro? Ma mi scusa, non sono abituato. Ho bisogno di lavorare per piacere trovarmi. Quattro parole verticale. Lo so, lavoro. Puzza di molto, quattro verticali. Lo so, tu dai il lavoro per piacere, non ho bisogno. Senti ragazzo, qui che ti posso dare due indirizzi. Uno all'Ella Cardato, Tex. Sì, ci posso. Un mio amico, una persona seria. Una alla Rifinizione Trucco, che anche qui e sono gente dappertutto. Che hanno bisogno. E vado dappertutto, la mia dia l'indirizzo. Ti lascio. Per piacere, ho bisogno di lavorare. Il bigliettino con l'indirizzo. Per piacere. Levati grazie, di qui grazie, e fammi grazie. Tornare a me. Troppo buono, grazie. Vai, grazie. Vai. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, che è la Cardato Flex? No, questo se non si vedesse l'ha bruciato Flex. E ora gli do l'ultimo ritocco qui, così la diventa l'incenerito Tex, così almeno non c'è più discussione. No, è perché a me mi aveva mandato all'ufficio di collocamento perché l'aveva bisogno di anche uno per fare il lavoro, no? E allora lavoro? Io sono venuto. Guarda, il lavoro l'ho bello fatto da solo, da fuoco gli ho dato io da solo, a riscuotere e voglio da solo, sicché non ho bisogno di nessuno. Se tu vuoi venire a vedere un po' che ambiente che ho creato, guarda rasa il suolo, la sembra l'arena quella proprio è dei tori a Madrid. Allora lavoro non ce n'è. Non lo so, ora se decidi di farci un parcheggio, forse un posto di parcheggiatore c'è, ma ti richiamo io, vai. Va bene. Vai. Va via, grazie, eh. Ecco, va via, vai. Ma richiamo lei? Richiamo io, ora vuoi riscuotere l'assicurazione per l'incendio e poi ti richiamo, vai. Va bene, eh. Sparisci, non ti posso vedere disoccupati, vai. Buonasera, che l'uomo, buonasera. Chi mo, io se le ho una buonasera. Che c'è? Che è la Rifinizione Trucco. Qui non c'è il trucco. Rifinizione, rifiniti siamo, ma trucco non ce n'è, siamo proprio rovinati, falliti oggi. Proprio falliti. Ma che c'è? Mi dicevano fa l'industriale, tu fa quattrini. I debiti che ho fatto, sai? Ma che c'è da fare qualche cosa? Come no? 20 miliardi c'è rimasto da pagare. Vada il mio socio, vada Giorgio, guarda se insieme voi riuscite, perché io andando in Svizzera, ciao! Che ti ha detto? Come ti ha detto Rifinizione? Giorgio! Ai, sono io. Buonasera, l'uomo, no? Che il suo socio, no? Mi ha detto, no? Che la Rifinizione Trucco, no? Sì, certo. Ecco, no, mi ha detto di rivolgermi a lei, il suo socio, no? Mi ha detto, se c'è bisogno, io sono, se c'è da fare qualche cosa, ci sono io. Ah, ma cerco Giorgio, lavoro, Sì, cerco lavoro, sì, ci sono io. Allora, senti, lavoro te lo do io. Anzi, più che lavoro, guarda, io ti regalo la ditta.
la ditta è tua. Mia. Queste sono le chiavi. È tutta tua. Allora, sì. Te devi aspettare però degli uomini vestiti di grigio, hanno dei completi grigi con dei cappelli, con delle fiamme gialle, hanno delle auto blu. Delle alfa in genere, allora. Ecco, ti faranno firmare delle cose, te basta io, che tu gli dica che è tutto firma. Tuo, questo è e tutto tuo, e queste tutto, sono le chiavi, io ti regalo questa ditta, sei contento? Ma come hai trovato il lavoro? Ricordi, uomini vestiti di grigio, uomini vestiti in completi di grigi, grigio, ciao, e io firmo tutto, ciao, ciao, grazie, vado a farti, grazie tante, però qual è la chiave? Oh, signor ufficio di collocamento, ma non l'ha mandato. Sono finito nei guai, c'ho la finanza dietro, la mi rincorre. L'ho saputo. Ma che non l'ha mandato? Me la mi può vedere morto. Abbiamo pazienza, ma c'è stato dei fallimenti, c'è stato dei grossi problemi. Non si fa a tempo, ma io ho bisogno di lavoro. Che lo può capire, ho bisogno di lavorare. Senti, stai, piano. Se... Vedi, purtroppo, oggi con il lavoro a Prato, non è che sia un grosso problema, ma ci vorrebbe, come dire, qualche... spintina, qualche... bisognerebbe avere qualche tesserina di qualche tesserino partito. Tesserino in no, di qualche partito per vedere trovare, capito? Partito? Alla potenza. Oh, lo poteva dire, ma... C'hai qualche partito? Partito? Scelgo una tessera a caso. Ah, tu la tutte. Dici che... Ma uno si allora organizza. Guarda, tu puoi scegliere tutti i lavori. Comune, ospedale, intercomunale. Grazie. Basta intendersi. Dammi una tessera. Va bene, ti do il lavoro. Ci do questo, ci problema. Piace questa. Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Lei crede alla magia? Magia nel senso, mi ridica che sì. Alla magia, allo spiritismo, alle malie, al. Le malie, bisogna, le malattie, bisogna credere che sono dottori che si curano nel senso lasciando il tempo. Al malocchio lei. Ma l'occhio malocchiere bisogna guardare che a volte scintilla scintillare e i scintilli si portano via lo stesso. Ho capito. Lei è mai stato da un mago? Ma veramente mago magari sono anche le streghe nelle stesse missioni. Lei mi ha provato a fare esperimenti magici? Ma esperimenti magici in ste missioni in stare con l'est non l'ho mai fatto. No. Yes or no? No. Lei ha dei portafortuna? Fortuna sfortunare? Dei quadrifogli, dei corni. Corni con aria e Spagna nel senso torreroso e nel pallone nel centro tipo Prato e in Spagna è torroso tornando i signori arbitri nel stesso arbitri nel senso non c'entra niente tipo Prato Senta, lei passerebbe da una strada in cui è passato un gatto nero? Ma gatto nero e gatti neri, a volte i gatti neri non fanno male neanche bene. E sotto una scala? Scala erano su cascato. E ve la do io la magia! Abbiamo qui accanto a noi un noto esponente del comitato fiorentino contro la provincia di Prato. Ed è molto arrabbiato. No, io non sono d'accordo con lei, signora, perché state male con noi. No, siete chi è pratese vuole essere provinciale. Lei è a favore della provincia di Prato? No. Perché? Sono pensionato e sono pugliese. Sono infermiere all'ospedale psichiatrico di Foggia e mi trovo a disagio qui, perché povere voi giovani. Non prenotate un ambulatorio psichiatrico. Sono solo infermiere pensionato dalla psichiatria, nel cima mentale di Foggia. Poveri figli, sono male curati. Voi giovani fate la richiesta al presidente regionale o della provincia. Nato il 4 luglio 1907 e dopo tedeschi me li ha portati via da. Guardi, lei sta bene con noi, monti sopra. In due sopra? Lei sta bene con noi, monti sopra anche lei, si fa provare un po' i brividi. Io ero lì a lavorare, vede quei portoni dei banchini? Centrai, 1925. E ci chiamavano, non macchinisti, piantachiodi. Ma lei è per la provincia o no? Io se la ho per la provincia, gli do mezzo mi sangue. No, me lo dia perché sennò la fa una brutta fine, se mi dà mezzo... Che vuole una manà? Guardi, vuole la misura? Senza ancora, eh? Vai, che forza! Lei ha una forza bestiale proprio, mi fa male. Andiamo via. Quale mano? A questa, Bali, con una mano.
stata nella provincia di Firenze, resterò sempre nella provincia di Firenze. Mai? Sono sempre stata in quella provincia lì. Ma come siamo belli noi fratesi, come siamo simpatici. Sì, però voi fratesi, vi dico anche una cosa, vi pigliate tanto in giro le ragazzette. Sai, forse perché ci interessa qualcosa. Ma quella cosa è privata. Come è privata? Di mamma. Di mamma, non la dai a nessuno? No. No. Mi dispiace. Io andrò sull'altare ancora vergine. Che è vero, che la dice? Madre, io lavoravo a 14 anni, lavoravo nel... Sai che mi dice madre, mi dottore, bambino guardami la mano. Guardami, mi fa così con la mano. Dice... Lasci fare! La tengo. La non la tenga così, ripigliala già. Anche un tutista non mi scappa. Riesci, signorina? Vederci. Vieni qui, dai. Perché... Bambini, bambini. Succederà quando Prato sarà provincia? Tutto gli andrà meglio, senza Firenze, certo. Anche te? Anch'io, tutto sì. Meglio, tutto meglio. I vestiti non costeranno niente? Guarda, ma la vita già non costa nulla. Sì. Perché chi ti mantiene? Come mi mantiene? Sì, se non ti costa nulla la vita, qualcuno ti deve mantenere. Ma vedi, i prezzi sono miei usi eccessivi, sì. Davvero. Che dici? Io quando sarà provincia Prato? Spero che vada molto meglio tante cose, perché mi manca tanto a Prato per essere provincia. Cosa manca? I servizi pubblici, i taxi, i bus, queste cose. La stazione, i treni, tutte queste cose che in una città ci devono essere. I bei ragazzi già ci sono, però. Insomma, mi da ridire. No, comunque a Prato non ci manca ma nulla, è da storia che noi si può stare per conto nostro, che ha... Lei non è di Prato, vero? Lei no, io invece ovviamente, sì, pratese. Se no non avrebbe detto una cosa del genere. Te sei pratese come? Pure, proprio. Al 100%, guarda, non ti dico cognome perché se no... No, dimmelo, dai. Pratese. No, davvero. Ti chiami? Pratese. Monica. Io voglio dire... Non te straniera, vai via, esci fuori dai confini della città. Ecco, siamo qui con sulla bocca di tutti a bordo di questa splendida nave, vanto della marina mercantile italiana, ma ci sembra di riconoscere qualcuno? Sì, ma è il ragioniere Botta! Ragioniere! Ragioniere! Come va? Come va? Come va? Insomma, così... È contento di fare questa bella crociera? Ma no, perché non so nuotare! Ma e allora, scusi, perché lei si è imbarcato? È perché mia moglie dice che mi fa bene le crociere. Scusi, cosa guarda continuamente? No, è che mi sembra che ci sia un iceberg. Ma stia zitto! No. Ma sempre a pensare a queste cose. Sì. Ma allora diceva che anche la sua signora è qui con lei in crociera. No, non è vero. Perché lei dice che non gli fa bene la crociera. Sono merda. C'ho la troccia doppia. Quale? Se non è un iceberg, non è un po' grosso per essere un ghiacciolo? Ma stia zitto e dica quanto si diverte. Ma lei si diverte qui? Ma ci fanno remare! Ma le fa bene alla sua pancia putrida, le fa bene. E allora, ma stia tranquillo un po'. Cosa guarda? Ma è proprio sicuro che non sia un iceberg? Ma insomma, la faccia finita e mi dica cosa pensa di questa splendida nave. Ma bella, come si chiama? Titanic II. Come ha detto? Titanic II. Mi viene da vomitare. Ma lo faccia da un'altra parte, sì. E a proposito di vizi, ricordatevi, venerdì 24 maggio, una grande festa al Georgia Club, noi della... Ma mi disturbi, guarda, mi fai perdere la concentrazione, mi fai perdere. Noi di sulla bocca di tutti vi aspettiamo alle ore 23, ricordate il 24 maggio, venerdì. Bravo, sei andato bene. Bravo. Bravo. Molte donne, gli uomini, bravo, sei andato bene, bravo. Qui tra operatori, fra registi. Ok.